È fantastica, è meravigliosa, è bellissima. Gli occhi rivolti al cielo, incollati a telescopi e binocoli per guardare la superluna che si tinge di rosso. Prima dell'alba, dall'Italia, si è potuto osservare una spettacolare eclissi che è avvenuta proprio mentre il satellite era al perigeo, quindi nel punto più vicino alla Terra. Molto bella, i colori stupendi e non so che dire. Durante l'eclissi, che oggi è cominciata alle 4.35 e ha raggiunto il suo massimo alle 5.40, la Luna non viene completamente oscurata come accade col Sole, ma assume una colorazione rossastra. I raggi del Sole attraversano l'atmosfera terrestre, che fa un po' da filtro. Passa la componente rossa della luce picchia sulla Luna e la Luna si arrossa. Prossima occasione per vedere un'eclissi di Luna dall'Italia non è prestissimo, sarà il 16 maggio del 2022. Per osservare il fenomeno attraverso il telescopio dell'Osservatorio Astronomico di Genova Righi e poi seguire la spiegazione fornita del vicino planetario, in tanti si sono alzati prestissimo. Una levataccia per vedere qua. Sì, ma ne vale assolutamente la pena per uno spettacolo del genere, assolutamente. Quando poi guardi la Luna in quella maniera lì, la vedi così grossa, wow!